Ma secondo voi alla fine lo schiaffo di Will Smith era reale o era preparato? Ciao a tutti, io sono Giulia e vi do il benvenuto sul mio canale interamente dedicato al cinema. Sono appena sopravvissuta alla notte degli Oscar e ho deciso di fare questo video comunque nonostante la rabbia e nonostante la stanchezza, più che altro perché voglio parlare di questa edizione insieme a voi. Fatemi sapere se vi è piaciuta, cosa ne pensate, se le vostre speranze, i vostri pronostici sono stati soddisfatti oppure no. Insomma, parliamone come se fossimo in un bar a parlare del più e del meno. Onestamente, rispetto all'anno scorso, è un'edizione che mi è piaciuta di più, perché l'anno scorso, ovviamente, con la situazione Covid era veramente una cosa super triste. Erano in una stanzetta piccolina, grigia. Almeno qui c'era già un po' più di movimento, un po' più di aria. C'erano tantissimi attori che amo, che oltretutto avrei preferito che venissero ripresi un po' di più, perché gli attori, secondo me, sono stati ripresi veramente veramente poco. Insomma, c'era Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Kristen Stewart, tutti degli stragnocchi, erano bellissimi, tutti meravigliosamente eleganti, stupendi, veramente wow. E poi li mostrano veramente pochissimi. Questa cosa mi ha fatta restare male perché avrei veramente voluto vedere di più questi attori. Comunque, sono qui con il mio foglio per commentare insieme questi vincitori degli Oscar. Per chi non lo sapesse, io ho fatto un video sulle mie speranze e sui miei pronostici, dove ho mostrato questo foglio che avevo diviso in tre parti, dove da una parte avevo messo la speranza, il pronostico e poi il vincitore. Ovviamente l'ultima colonna si poteva completare solo dopo la cerimonia, quindi iniziamo a commentare questi vincitori. Allora, come ho detto anche nell'altro video, qui io non ho messo tutte le categorie, metto solo quelle su cui capisco anche solo una minima cosa. Ovviamente non sono un'esperta assolutamente di nulla. Comunque, prima categoria avevo messo migliore colonna sonora. Qui la mia speranza andava ad Encanto o a Dune, e ha vinto Dune con la colonna sonora composta da Hans Zimmer. Quindi veramente di questo sono stata felicissima, perché Hans Zimmer è un compositore che si meriterebbe un Oscar ad ogni colonna sonora che fa. Quindi sono veramente contenta che il vincitore sia stato lui. Poi ho messo migliori costumi, sia nelle mie speranze sia nei miei pronostici ho messo Cruella. E ovviamente chi è il film vincitore? Ditelo voi. Già, Cruella. Secondo me un premio strameritato, non poteva vincere altro se non questo, perché è un film che si basa proprio sui costumi, sulla bellezza e sullo spettacolo di questi outfit dei vari personaggi, specialmente delle due Emma. Quindi sono veramente soddisfatta di questo premio. Per migliore fotografia invece avevo messo tra le mie speranze La Fiera delle Illusioni, tra i miei pronostici invece Dune, e il vincitore è stato Dune. Anche per questo premio sono soddisfatta. Migliore scenografia invece avevo messo tra le mie speranze La Fiera delle Illusioni e Dune. Pensavo vincesse La Fiera delle Illusioni e invece ha vinto Dune. Felicissima anche di questo, Dune ha stravinto in questa serata e sono comunque contenta per i premi che ha preso. La scenografia meravigliosa, come ho detto anche nel video precedente che vi lascio comunque nelle schede. La cosa bella di Dune è che molte scene le hanno effettivamente registrate nel deserto, e anche per altre scene hanno proprio costruito il set apposta. Io per queste cose impazzisco, quindi sono veramente contenta che abbia vinto Dune. E Dune si prende la statuetta anche per il miglior montaggio, anche se io qui speravo per Tick Tick Boom o per Una famiglia vincente. Poi arriviamo ad una delle mie categorie preferite, ossia miglior film d'animazione. Su questo nessuna sorpresa, lo sapevamo tutti che avrebbe vinto Encanto. Io speravo per Raya e l'ultimo drago, però me lo aspettavo che avrebbe vinto Encanto, perché a livello di popolarità è arrivato a più persone sicuramente Encanto, sia per l'aspetto estetico, per l'aspetto musicale e anche per il fatto che ha avuto proprio un boom nei social. Se tu diventi virale sui social, questa cosa sicuramente ti aiuta tantissimo a spingere il film. Poi passiamo a miglior sceneggiatura non originale. Qui non ho indovinato assolutamente. Io speravo per Drive My Car, che comunque ha preso la statuetta per miglior film internazionale, quindi top. La mia previsione era Il potere del cane e invece ha vinto I segni del cuore. Ci arrivo dopo.
Sì, no, no, di questo film ne parlo dopo, cioè l'incazzatura la tengo per dopo. Passiamo invece a miglior sceneggiatura originale, dove io speravo che vincesse Belfast e ha vinto Belfast, quindi sono assolutamente soddisfatta di questo. Poi passiamo alle ultime categorie, quelle un po' più corpose, con miglior attrice non protagonista. In questo caso le mie speranze erano Kirsten Dunst e Anjanou Ellis. Spero di averlo detto giusto. La vincitrice è stata Ariana DeBose per, spero di averlo detto giusto, per West Side Story e sono felicissima. Non era tra le mie speranze, però io l'ho amata da morire in questo film. Le attrici sono state tutte bravissime, secondo me. Ho visto tutti i film candidati, no, forse me ne mancava solo uno, però in ogni caso bravissima, veramente bravissima. Lei stupenda durante la serata con questo vestito, ha fatto un discorso veramente meraviglioso, quindi per lei sono davvero davvero contenta. Poi West Side Story mi è piaciuto da morire. Per il miglior attore non protagonista invece io speravo Cody Smith McPhee. Il mio pronostico era Jesse Plemons e ha vinto Troy Kotsur. Spero di aver detto giusto anche questo. Comunque, sono contenta. Sì, sono abbastanza soddisfatta. I segni del cuore è un film che non mi è piaciuto, ma ne parleremo dopo. Però lui è stato bravo, così come qualsiasi altro attore candidato in questa categoria. Il momento in cui lui ha vinto l'Oscar è stato particolarmente emozionante perché c'era tutto il pubblico che applaudiva con il linguaggio dei segni ed è stata una cosa veramente, veramente bella. Poi, miglior attrice protagonista, non la commento semplicemente perché, come ho accennato anche nell'altro video, non ho visto neanche un film candidato, quindi non posso dare la mia opinione sulle performance delle attrici, ma io sono comunque contenta che abbia vinto Jessica perché è un'attrice che amo tantissimo a prescindere. Poi abbiamo miglior attore protagonista. Le mie speranze erano tante perché sono stati tutti bravissimi anche qua. Le mie speranze erano Benedict, Will ed Andrew, e in questo caso ha vinto Will Smith. Anche di questo sono felicissima, ha fatto un discorso veramente molto molto bello, nonostante ciò che è successo prima, per quanto riguarda quello schiaffo che non ho ancora capito se è stata una cosa voluta oppure no. Il problema è che Will Smith è talmente bravo a recitare che se sta recitando oppure no, no non lo capisci. Quindi io sono ancora confusa, cioè non riesco ancora a capire se è stata una cosa preparata. Non lo so, io sono dell'idea che è stata una cosa reale, quindi sono rimasta tipo. Cioè, se in quel momento penso che si sia sentito il gelo fino a casa. Poi, se non sbaglio, Will è stato anche mutato mentre stava insultando il presentatore. Però ecco, diciamo che su questo argomento penso che in tanti diranno la loro. Io voglio concentrarmi più che altro sui premi che sono stati assegnati. In poche parole, non sono tanto d'accordo con il gesto che ha fatto, perché poteva semplicemente insultarlo senza arrivare alle mani. Quindi diciamo che la battuta infelice non giustifica il gesto, ma capisco l'incazzatura. Comunque, gossip a parte, passiamo a miglior regia. Qui io speravo per Belfast o West Side Story, e invece ha vinto Il potere del cane con la regia di Jane Campion. Anche su questo non so esattamente cosa dire. Insomma, Il potere del cane è un film che non mi ha fatta impazzire, ma semplicemente perché è proprio il genere western che non mi attira, non mi piace, salvo proprio alcuni film tipo quelli di Sergio Leone. Ma in generale, anche quando ho studiato cinema, il western non mi ha mai presa più di tanto. Quindi diciamo che questo film l'ho visto più che altro per gli attori e sono contenta, dai, sì, sono contenta. Ma adesso passiamo a ciò che mi ha fatto incazzare di più, ossia il miglior film. Allora, i candidati erano veramente tantissimi, erano praticamente 10 film, 10 film sono tanti, e io li ho visti tutti e non tutti mi sono piaciuti. Tra quelli che mi erano piaciuti di meno c'era proprio I segni del cuore, che io avrei proprio messo all'ultimo, perché è proprio quello che mi ha annoiata di più. È stato proprio un film così scontato. Io non so nemmeno se effettivamente le persone l'abbiano visto questo film, perché io
Ammetto che ho dovuto scaricarlo perché non riuscivo a trovarlo da nessuna parte. Al cinema non l'hanno distribuito, non lo so, cioè con gli altri filmoni in gara mi sembra strano che abbia vinto il teen drama di turno. Io non lo so perché abbia vinto questo film, veramente non lo capisco. La mia teoria è che abbia vinto perché tratta il tema della disabilità, che è un tema che erroneamente fa intenerire tutti, e adesso vi spiego questa cosa che ho detto, perché dovete sapere che io sono un'educatrice e la magistrale che sto facendo si chiama proprio consulenza per la disabilità. Quindi io la disabilità la studio, l'ho studiata e ho studiato anche il modo in cui viene trattata a livello sociale, e questo io lo voglio collegare anche al commento che ho fatto l'anno scorso, se non sbaglio, a Sound of Metal, perché anche quel film mostrava un protagonista sordo. E quindi ho fatto il mio commento in base a ciò che ho studiato e che studio, perché comunque è importante che queste cose vengano rappresentate nel modo corretto. E Sound of Metal sulla sordità aveva fatto un lavoro veramente magistrale. Invece per I segni del cuore io non vorrei che questo film abbia vinto proprio per questo, perché però si parla di sordità. Sì, ma non c'entra niente, nel senso, io spero che non sia questo il motivo che ha fatto vincere questo film, perché mi dispiace dirlo, ma è una discriminazione al contrario. Avete presente tipo Scappa Get Out di Jordan Peele, in cui si parla di razzismo ma al contrario? È esattamente lo stesso concetto. Non starò qui a parlare di Scappa Get Out perché sennò viene un video lunghissimo, però il concetto è quello: esaltare un film perché magari parla di una disabilità è comunque sbagliato, perché lo stai comunque trattando in modo diverso. Io non lo so se il motivo è stato questo, è solo una mia teoria, perché non riesco a spiegare il motivo della vittoria di questo film. Quindi mi sono fatta le mie teorie per questo, perché non è un film così tanto originale. Cioè io da quando ho iniziato ho capito come sarebbe finito e come si sarebbe anche sviluppato. Quindi io mi sono veramente arrabbiata per la statuetta a questo film. Avrei preferito persino Don't Look Up, che è anche quello un film che non è chissà quanto originale, ma I segni del cuore è una roba super scontata. C'erano film come La Fiera delle Illusioni, West Side Story, pure Dune, che non mi ha fatto impazzire, però avrei comunque preferito Dune al miglior film, vi giuro. Avrei preferito qualsiasi cosa, ma proprio I segni del cuore? Non lo so, a me dispiace veramente tanto parlarne così, perché so che a qualcuno sarà sicuramente piaciuto tantissimo, e ovviamente io non voglio attaccare le persone a cui è piaciuto, perché non è assolutamente giusto. A me piacciono film che odiano tutti, quindi figuratevi. Quindi non voglio assolutamente attaccare le persone a cui è piaciuto. Non lo so, comunque non ho abbastanza energie per incazzarmi ancora su questa cosa. Fatemi sapere voi se siete soddisfatti di questi premi e di questi Oscar in generale. Ne parleremo insieme nei commenti. Io vi ringrazio se mi avete ascoltata fino a questo punto e se avete ascoltato i miei scleri. Io vi ringrazio tantissimo e noi ci vediamo ad un prossimo video, magari un po' meno incazzato. Ciao!